Buon sabato a tutti in questo nuovo video, dove ho rimesso le tende, Lilla per la gioia di empatia, che è Claudia, che non mi vedrà perché è in sessione d'esame, però comunque ho rimesso le tende perché è molto molto meglio, posso finalmente aprire tirare sulla persiana avendo comunque una luce fantastica, che sembra fantastica, non è così forte, però almeno mi passerà, nel senso che mi passi di tutto, il polline, eccetera, comunque. Procediamo, allora, faccio questo video. La luce va e viene, ma va bene lo stesso. Ok. Allora, faccio questo video in versione normale, perché ho provato a farla in versione ASMR, è terrificante, ragazzi, non riesco, quindi ho pensato di fare un'altra cosa poi. Allora, grazie a Sara la gnocca, ovvero Sara Rebi, come la chiamo io. Ta-tan, che vi ho regalato questo qua. Praticamente questo qua è un mini giardino zen, che era nella mia lista dei desideri Amazon, che la trovate sempre sotto in descrizione se ci tenete a supportare il canale. Questo non è perché io mi diverto a zappare, fa parte di una cosa che userò appunto per i video ASMR, dove appunto cercherò di rilassare. Ovviamente nel montarlo fa un rumore terrificante e purtroppo con fuori non vuole collaborare con me, quindi ho deciso di montarlo in versione normale. Quando sarà già montato, piuttosto ho optato per fare un video rilassante usando il giardino zen già pronto, perché potuto montarlo in ASMR è terribile, ragazzi. Quindi, comunque, mi ha regalato questo qua, che era presente nella mia lista Amazon, ed è più o meno così come nell'immagine. Adesso andiamo ad aprirlo. Poi lo farò ovviamente anche in versione ASMR, perché sentite, è fantastico. Solo che il problema è che stamattina ho un casino terribile e quindi prima lo monto, poi quando sarà già montato vi farò il video anche se me. Scusate se non indosso la corona, ma ieri l'ho portata talmente tanto che sono piena di forcine e mi fa male la testa. Allora, c'è solo la scatola, poi uno penso che lo possa montare come vuole. Adesso vi posizionerò in basso, non vedrete più me, ma vedrete la scatola. Allora, procediamo. Allora, devo fare così perché non ho il ring purtroppo, ragazzi, quindi me lo comprerò però. Se, visto che vediamo quanti soldi riesco a arrivare, mi comprerò un buon ring, quello è sicuro. Purtroppo la mia gioia era il Blue Yeti, ma è troppo caro, sono sincera. Perché purtroppo devo pagarmi altre cose, quindi non posso. Allora, procediamo. Questa è quella che tutti pensano fosse cocaina, ma è la sabbia, che è la cosa che mi spaventa di più. Il rastrellino che lo terremo da parte e metteremo qua. Poi abbiamo delle cose confezionate in questa bellissima cosina, che la terrò per scoppiettarla. La terrò perché la farò poi in ASMR, che voglio scoppiettarla, allora. E so che veniva molto più figo in ASMR, ragazzi, ma non ci sono riuscita. Questa è la candelina, fatta così, molto carina, bianca. Non so perché il pirulo è incastrato nella cera, vediamo se riesco a tirarlo fuori. Grazie unghie, yes. Più o meno, sì. Ecco qua, questa è la candelina. Poi qua cosa abbiamo? Le sacchette li tengo perché voglio farle poi in ASMR, che è lì. Oh, sono dei sassi candela. Guardate, sono dei sassolini a candela perché qua è una micetta. Sono dei sassolini, ma è fighissimo, mi piace tantissimo. Allora, ce ne sono due. Allora, seguendo la scatola più o meno dovrei mettere. Seguiamo un po' la scatola. Poi uno può farlo come vuole. La sabbia va nella parte centrale. E i sassolini vanno qui sopra, quindi i sassolini li mettiamo da parte. Questi sono tutti i sassi. Apriamoli. Perché? Come li apro? Ho paura di fare danni qua. Allora, prima di tutto mi sa che devo metterci la sabbia. Io qua ho paura già. Allora, la candela l'ho messa qua. Adesso ve lo giro così ci mettiamo la sabbia insieme. Ok, qua abbiamo la mia candelina. Io ho paura di aprire la sabbia, raga. Questa cosa non ho dovuto farla in ASMR perché era terrificante, quindi penso che preferisco ricreare tutto. Poi quando avrò il ring vedete che non riuscite a vedere bene. Io vorrei farvelo vedere così. Aspettate, vi faccio vedere. La mia idea è di farvelo vedere così, ma non avendo il ring non posso stare un'ora così. Quindi adesso vi metto di nuovo in position, perché purtroppo la posizione ideale sarebbe appunto già così, vedete un po' di più. Però farvi proprio vedere la sabbia e tutto non riesco. Quindi se non ho il ring preferisco farvi vedere solo come la monto adesso. C'è più scotch che altro. Ho paura che mi salti la sabbia per aria. L'hanno scorciata bene sta sabbia. Ragazzi, se mi salta addosso la sabbia vi ho voluto bene. Facciamo con molta delicatezza, cosa che io non ho però. Chiamare.
Ah, ok. Sì, ho scoperto l'America. Ok, lasciamo uno scorcio qua, che mi può servire, mi può tornare utile. Allora, versiamo un po' di latte la tabiolina, che non è cocaina. Che bella che era. Sì, in ASMR sarebbe stato bellissimo farlo, però purtroppo mi dispiace ragazzi, non sono riuscita. Però giocheremo lo stesso con la sabbia. In altri modi. Allora, si versa qua sopra. Un po' di ASMR ve lo faccio lo stesso, però vedete, c'ho i camion. Un po' video normale, video ASMR, dai. Allora, mettiamo la sabbia. Penso sia uscita tutta. Molto bene. Cioè, penso che sia tutta. Controlliamo bene. Dopo c'ho elicotteri o di tutto. Sì, è uscita tutta. Ora. Voi non potete vedere, ma devo distribuirla con il rastrellino. Io sta cosa la so durata, tanto comunque ci giocheremo in ASMR, ragazzi, non vi preoccupate. Sentite che rumore che fa. Con la VR verrà fighissimo. Cioè, sono, vedete com'è, c'è tutta la sabbiolina, adesso la distribuisco bene. Tanto verrà comunque figo, non vi preoccupate. Vi farò un video meditazione col giardino zen. Non abbiate paura. Allora, distribuiamola bene la sabbiolina. Che figo, mi piace tantissimo. Grazie Sara, mi rilassa un botto solo. Ok, allora, qua va la cosa. Il rastrellino adesso teniamo da parte. Ora apriamo. Faccio un po' di ASMR. Stessa cosa varrà per questo, avrà 3 kg di scotch, immagino. Allora. Come lo apro? Prima che devo cercare dove lo posiziono adesso il mio giardino zen. Perché no, non vorrei che prendesse né polvere né mi si ribaltasse con la sabbia. Aspettate, apriamo. Ma ci mettono 1 chilo di scotch, ho una paura che i sassi scappino. Beh, questo lo apro con le forbici, ma tanto i sassi sono sassi. Avevo più paura per la sabbia. Ok, perfetto. Quindi i sassi li metto qua e poi un po' li distribuisco. Ok. Li metto qua. Ah, io li metto tutti qua, poi li distribuiamo un po' a muso. Ok. Un sasso mi è partito, no? Aspetta, ragazzi, ho perso un sasso. Sassolino? Vabbè, può farmi un sasso? Beh, mi è scomparso un sasso, raga, mi è scomparso un sasso. Beh, lo ritroverò oggi che pulirò. Mi è sparito un sasso. Ok, sassi, sassi tutti, ok. Qua buttiamo l'immondizia, tanto non mi serve più. Chiudiamo anche lo scotch. Aspetta, lo scotch, vabbè, lo userò per buttare l'immondizia. Ho ancora l'immondizia di ieri sera della live. Questo video infatti è stato girato dopo. Allora, qua ho i miei sassolini. Ora, per farlo uguale più o meno al disegno, dovrei mettere. Allora. Ok. Devo girarlo nella mia versione. Nella mia versione, nel mio verso. Alla candela ci sta. I sassi sono un po' troppi. I sassi dovrei metterne un po' qua. Così. Non ne metto troppi perché non mi piacciono. La faccio leggermente diversa. Per chi vuole giocare con la sabbia. Metto un po' qua. E poi devo adagiarci le candele. Così, tipo. Ok. Poi faccio vedere il risultato finale. Questa pietra non mi piace, ne voglio una più grande, ecco. Questa qua. Prendiamo questa qua che è carina. E poi questa qua. Dopo le pietre ce le ho anch'io. Ci metto anche le conchiglie. Metto le conchiglie, raga, faccio una cosa stupenda. Aspettate, ho un'idea. Visto che io ho anche le conchiglie e ho anche altre cose, ci metto anche altre cose. Ok, qua abbiamo i sassolini. Dove ci metterò il rastrello? Io
Ho anche questa cosa qua. Io ho anche questi, che sono dei coralli. Quindi secondo me ce li mischiamo insieme. Allora, mettiamo questi sassolini da una parte e ci metto anche i miei corallini. Versione giardino zen marino. Vai. Allora, ci metto anche i corallini in mezzo. C'è più spazio per rastrellare, ma va bene. Tanto piuttosto disposto quei sassi. Ah, questo qua, togliamo un sasso che non mi piace. Perché il problema è che rimane attaccata la sabbia al sasso. Togliamola. Facciamo una cosa, togliamo questo sassolino qua, ci mettiamo la candela. Qua ci mettiamo questo e poi faccio così. Qua ci metto il corallo. Qua ci metto tutti i corallini. Ok, ne voglio un po' lungo. Ecco, un bel corallone da mettere qua. Così, perfetto. Gli altri li metto qua. E poi gli altri li distribuisco un po' a muso. Questo lo metto qua. Questo lo posso mettere qua. Faccio anche due conchigliette. Due conchiglie. Adesso vedo dove metterle. Due conchiglie. Penso che le posso mettere. Ok, va via. Le metto vicino ai coralli. Però dall'altro lato, però non mi piacciono così. Faccio così. Ecco così. E poi il rastrellino lo voglio mettere così. Okay. Ah, nell'immagine l'ha messo sopra i sassi, però non è che mi faccia impazzire. Aspettate, devo sistemare i sassi. No, devo dire che è carino. Ce l'ho fatta, adesso ve lo faccio vedere dall'alto. Ditemi se vi piace. Non so come inquadrarlo, aspettate. Facciamo così. Allora, aspettate. Allora, è venuto così. Non so se lo vedrete. È venuto così. Adesso ve lo faccio vedere in tutte le angolazioni se riesco. Allora, più o meno, allora, l'ho fatto un po' diverso rispetto alla scatola. Ho messo dei corallini, dei sassi. Spero che vi piaccia. Poi ci farò anche un video. Ovviamente anche la foto, ovviamente. Vediamo se riesco a... Così. Poi farò la foto della copertina. Comunque rispetto a qua, ovviamente è girato nell'altro senso. Vediamo tipo così. Non so cosa si vedrà. Comunque è venuto molto figo. Niente. Spero che vi sia piaciuto il mio giardino zen. È molto figo, sì. Molto, molto figo. Ovviamente poi ci toglierò magari i sassolini. Qualcosa per usare il rastrello perché c'è più sassi che roba. Però magari per giocarci poi toglierò i sassolini. Però la sabbia bianca è stupenda, mi piace un casino. Sul rastrello poi... Devo cercare solo di capire come metterlo. Ok, per adesso lo lascerò così. È molto figo. Sì, mi piace veramente tanto. Poi questi sassolini che sono anche delle candele sono bellissimi. Guardate che belli. Poi farò un video in ASMR, raga. Grazie mille, Sara, la gnocca. Ti ringrazio tantissimo per il regalo. Veramente bellissimo. L'ho un po' fatto mio. Ci ho aggiunto un po' di mare. Visto che c'era la sabbiolina. E poi niente, poi magari quando farò la versione ASMR toglierò magari i sassolini, giocherò un po' con la sabbia e poi li rimetterò a posto. E accenderò anche le candele. Io vi ringrazio per la visione di questo video e appunto ringrazio ancora Sara. E questa cosa è stata acquistata dalla mia lista Amazon che voi trovate sotto in descrizione, quindi se volete anche voi acquistarla potete trovarla, non so se ci sia ancora nella lista, però trovate su Amazon, la trovate. Basta scrivere Giardino Zen. Comunque è veramente bellissima. Io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.